stagionale, cosa è mancato oggi al Modena? Ma è mancato sicuramente magari un po' di fortuna, magari anche di cattiveria, magari negli episodi cruciali forse della partita. Ecco, credo che queste partite qua la differenza la faccia soprattutto gli episodi, però nel senso, anche se comunque si è stata una sconfitta, c'è da prendere del buono secondo me, anche rispetto a magari ad altre partite. Secondo me c'è stato un ulteriore miglioramento, nel senso che comunque sì, abbiamo tenuto la calma anche nei momenti magari peggiori, dove magari si poteva cedere sotto i colpi della Triestina. Invece siamo stati bravi comunque a rimanere sempre in partita, a dar sempre l'impressione di essere pericolosi e di riuscire ad andare a prenderla. Ecco. Quindi secondo me, a prescindere da tutto, c'è comunque da guardare il bicchiere mezzo pieno. Ecco. Il mister ti ha lanciato dal primo minuto, come ti sei trovato con Pergreffi e con il resto del reparto? No, ma mi sono trovato bene in generale con tutta la squadra, nel senso, una squadra di ragazzi super disponibili, molto intelligenti, quindi mi hanno messo subito a mio agio e io ho cercato di dare il mio contributo. È chiaro che è un po' di mesi, no? non giorni che non giocavo, quindi vabbè, magari le mie condizioni devono un attimo salire, ma a prescindere da quello ho cercato, ecco, di mettermi a disposizione, di mettermi al servizio della squadra e del mister. Ecco. Altro, bisogna prendere comunque le cose buone che abbiamo fatto, quindi prendiamolo comunque come un ulteriore punto di partenza e bisogna ripartire, punto e basta, nel senso, non facciamoci troppo la testa, meglio se giochiamo subito con Ravenna, andiamo a fare una bella partita e basta. Prima sono a disposizione, siamo comunque tutti ragazzi intelligenti che vogliono fare il bene del Modena. Ecco. Io con Antonio ho già giocato, ma comunque sia Andrea che Giovanni che Stefanelli sono tutti ottimi giocatori, ottimi ragazzi, quindi deve essere comunque magari una competizione tra di noi positiva. Ecco. Devi fare il bene del Modena, cercare di portarlo più in alto possibile, punto e basta. Ecco.